Torri di Moto Estate e andiamo a conoscere uno di quelli che sono i volti più noti del paddock, Emanuele Mozzachiodi, un ragazzo che ha una grande passione e che nasce proprio all'interno del campionato, prima nella Race Attack 600, poi decide di passare alle Maxi Moto e quindi la 1000 e dall'anno scorso, in periodo di Covid, la grande sfida, andare a guidare nella Open, sfida che lo ha premiato perché nella prima tappa del 2020 ha ottenuto il suo primo podio. E ho iniziato Race Attack 600, diciamo col mio Kawasaki un po' datato, poi piano piano ho sempre cercato di aggiornarlo di anno in anno. Io le moto le preparo da solo, quindi piano piano mi ci vuole un po' più di tempo magari rispetto agli altri, però poi la soddisfazione è doppia, via, avere correre con una moto che viene gestita appunto personalmente, fare sia meccanico che pilota è un po' quello che mi piace fare, diciamo. Il tempo per preparare la moto è tanto, ma Manuel riesce a trovare il tempo da dedicare anche ad altri appassionati. Allora sì, diciamo che io seguo tanti amici, e sono un po' il meccanico del gruppo, e sistemo la moto, le seguo 3-4 R6 più 2 BMW e tutti vengono sempre anche alle prove libere appunto che organizza il MES. E facciamo mediamente 10-12 persone ogni volta che ci muoviamo di pista in pista e crescendo appunto negli anni è una bellissima soddisfazione perché vedo tanti ragazzi che iniziando dal, appunto solo dalla passione dire voglio comprare una moto, io li seguo e dico ok compra una moto e piano piano poi cominciamo a divertirci tutti insieme. Manuel è prodigo di consigli e la sua passione traspare anche attraverso i social network, il modo di comunicare di oggi. Eh sì, allora diciamo che i social ormai al giorno d'oggi sono fondamentali per la comunicazione, però bisogna stare sempre attenti a quello che si dice e a come si dice per non passare da saccente, ok, io cerco sempre di dare il mio punto di vista oppure magari un consiglio per quello che ho potuto vivere io nelle giornate di pista o comunque con la mia esperienza, senza però diciamo eccedere nel proprio imporre il mio pensiero che poi si passa dalla parte sbagliata e poi invece che dare un consiglio poi non viene neanche ascoltato. Manuel incarna appieno la figura del pilota amatore, ma il motociclismo non è il calcio per quanto uno cerchi di farsi tutto in casa. Allora io per chi mi conosce sono molto metodico e pignolo, forse addirittura a volte eccedo e me ne rendo conto, però il pianificare tutto e essere organizzati è fondamentale, però bisogna avere le attrezzature giuste, organizzarsi, avere le proprie cose, termocoperte, manometri, tutto in ordine e essere il più possibile organizzati e soprattutto indipendenti, da arrivare in pista pronti per qualsiasi evenienza e soprattutto riuscire a gestirsi in autonomia senza per forza andare a cercare sempre un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra. Cioè il fatto di divertirsi e vivere bene giornate in pista è una conseguenza anche di arrivare pronti e organizzati. Tempo e denaro per correre, un sacrificio o una scelta? Entrambe, allora sacrificio e scelta, tempo tantissimo, sia durante le giornate che durante la settimana, tempo ritagliato al lavoro, per fortuna ho un lavoro che mi consente di avere accanto a dove lavoro il mio box con le moto appunto che sia la mia che quelle che gestisco, quindi riesco a diciamo a inglobare le due cose. Denaro tanto, però in proporzione a quello che si fa il giusto, diciamo il giusto, via, non si può fare i conti, se uno si comincia a fare i conti quello che spende dalla A alla Z poi passa anche la voglia del divertimento perché di soldi ne servono, quello però giusti, via, senza stando attenti a come si spendono si riesce a fare una stagione senza rimanere per forza al verde senza un centesimo in tasca, diciamo.